Signor sindaco, sindaco! Un'intervista di Vita.it, lo conosce, ha avuto? Sì, molto. Faccio i complimenti. Fammeli fare con Allora, per chi non lo conoscesse, siamo in compagnia di Matteo Monte, oltre che sindaco di Maracanã, rappresentante dei monarchici. Italiani e non, italiani e non. In tutto il mondo. Allora, sindaco. I complimenti. Ah, all'ultimo i complimenti. Sindaco, è vero che lei in questi giorni è uscito sul giornale con delle rimostranze. Devo dire sul giornale, sono uscito sulla stampa internazionale. È uscito sulla stampa internazionale, l'abbiamo sentita anche a Cometa Radio, che parlava contro la stagione estiva coriglianese, perché un pochettino c'era una punta di invidia. Tutto questo è una congettura che ha tra l'astrale e il pleonastico, perché non è assolutamente vero. Io ho fatto un plauso alla stagione estiva coriglianese. Scusi, lei ha partecipato alla manifestazione L'amore per le stelle al castello l'altra sera? No, perché non sono stato invitato. Questo è grave. Chiudiamo qui questa polemica. Chiudiamo la polemica. Allora, il problema è questo. Noi abbiamo avuto... Però non rida, per favore, perché mi faccia parlare, perché... Così viene meno la democrazia. Ha ragione. Posso? Prego. Allora, qual è stato il problema? A parte il fatto che... Ride. Allora, il problema è questo. La nostra stagione estiva ha previsto le amichevoli di lusso tra il Real Madrid e il Barcellona, il famoso derby spagnolo che si è riproposto. Poi avremo l'Inter, avremo il Milan e naturalmente come conclusione per la festa del 5 agosto arriverà proprio la Lazio, e quindi questa è una cosa eccezionale, perché la squadra, diciamo, che opera il miglior calcio, che gioca un calcio spettacolare, sarà di scena nel mio comune, quindi questa è una grande soddisfazione. Il problema è un altro, il problema è che si parla tanto di sperpero di denaro pubblico, mentre io credo che sia davvero cribbari la sorpresa dell'estate del mio comune, perché il forte, forse il più forte difensore centrale del mondo, oltre ad aver donato al mio comune 9 milioni di euro, sono soldi, ha dato sicuramente lustro, perché con le sue immagini ha fatto diventare la nostra città città dello sport e ha costruito tanto per il nostro comune. Però scusi, al riguardo, sa che si è appena concluso il torneo di calcetto nel quale il Circolo della Libertà si è classificato secondo? Io non voglio entrare in queste beghe del Circolo della Libertà, perché c'è un rappresentante... Lei parla di Lazio, eccetera, ma qui... C'è un rappresentante che sobilla e strumentalizza, che è un certo Fabio Pistoia. Io, siccome lo sto accusando specificamente, io non lo so se lui ha il coraggio di replicare, però questa è la verità, è un sobillatore e uno strumentalizzatore. Ritornando alla stagione estiva, ha saputo durante la Notte Bianca ci sarà il mega concerto di Turo. E questo mi fa piacere, perché Turo è un mio grande amico, su questo non possiamo scherzare né polemizzare, mentre intanto arrivano tra i maggiori esponenti anche a livello economico del comune di Corigliano, perché questi sono veramente persone che hanno fatto un salto di qualità non indifferente, e quindi dobbiamo fare i complimenti, però la verità è questa, che non mi ricordo quello che stavo dicendo. Va bene, allora... Comunque l'attacco a Fabio Pistoia credo che sia comunque specifico. Poi adesso daremo modo in seguito di concludere la discussione a Fabio Pistoia, dobbiamo dargli modo di replicare. Però, signor sindaco, per quanto lei possa vantare, un torneo di 3-7 a Maracanã non l'avete avuto. Ma noi stiamo organizzando la roulette russa, perché abbiamo fatto i conti delle casse comunali e stiamo organizzando la roulette russa. Noi queste cose 3-7, troppo, diciamo, non siamo a bassa fortuna. E gli amici di Maria De Filippi? Gli sarà pasciri pecore, con tutto il cuore glielo dico, a quanti chiuso su, grazie.